Hi, Max. Hi, Max. Hi. 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 Buonasera, good evening, buonasera, good evening. È bilingue. Da quanto tempo, scusate, un'intervista difficile, da quanto tempo lei è bilingue? Ma non lo so, I don't know, non lo so, I don't know. Lo fa da molto tempo questo comunque, no? Ma non me lo ricordo, I don't remember, non me lo ricordo, I don't remember. Forse ha iniziato da bambino? Non remember. Ha iniziato da bambino? Ma bisogna vedere. Non lo so. Però scusa. Allora, Massimo, possibile che tu debba fare queste cose così, queste stupidate? No, provavo qualcosa per le donne, per il mio partito Forza Donne, provavo a fare qualcosa per... Ah, è vero, c'è il partito Forza Donne. Allora, scusami. Nel periodo elettorale si fanno i manifesti, tutti lì belloccini, ci si mette lì, si fanno dei deplinam, si fa un altro tipo di propaganda. Lo so, ma io ho preparato apposta per le donne, perché io amo le donne, amo tutte le donne. Sì, lo so, bravo, però non si tromba mai. Oh! No, è bravo. Cioè, Carini, rientri immediatamente nei ranghi. Chiedo scusa. Dicevo, ho costruito un fotoromanzo apposta per le donne. Mi è scappata, chiedo scusa. E vorrei. Un fotoromanzo? Con chi l'ha fatto questo fotoromanzo? Con la mia guardia del corpo. Chiamiamola! Guardia! Guardia! Che c'è? C'è qualche problema? Butta giù la mano! Vorrei un attimo di silenzio. Allora, silenzio per cortesia. Vediamo questo fotoromanzo. Vorrei forza. Introdurre questo fotoromanzo. Spero che vi piaccia a tutte voi. Vi amo tutte. Che tu ridi te con questi braccini di seta. Stai calmo. Non strappoci poi il pizzimone. Stai calmo. Introduci il fotoromanzo. Ecco, allora sì, appunto, ero venuto qui apposta. Una allora, storia appunto, d'amore? Vai. Sì, volevamo appunto introdurre questo fotoromanzo. Qui vediamo subito la prima vignetta, la fotografia. Comunque io farei vedere subito la copertina in modo che poi si possa capire meglio. La copertina del nostro fotoromanzo che è questa, eccola qui. Titolo del fotoromanzo: il mio ragazzo mi ha lasciato. E ci credo. Vai. Comunque facciamo la cosa, aspetta. Apriamo pagina. Ecco, prima vignetta, narratore. La ragazza era appena uscita dall'istituto di bellezza. Cosa? Stai calmo. E tutta contenta si avviava verso il centro. E sta. Come fa? Non lo so. Vabbè, vado? Prima vignetta. Sono proprio contenta. Sono uscita ora dai parrucchiere. Vignetta accanto. Ora vado fuori a vedere se raccatto qualcosa. Vieni. Entra. No, e siccome sono troppo grosso, scendo. C'è i lupi. Guarda bellino questo ricciolino che c'è qui accanto a me. Ora con una scusa guardo un pochino se lo fermo, se mi dà due colpi. No, ma lo pensavo, i trattini, Parlo un po' anch'io? Sì. Guarda che schifo che fa questa qui. Sì. Vado. Aspetta. Basta. Speriamo mi fermi. Giro pagina. Vai. Tutto. Girala piano. Scusi. Che c'è?
Un parere! Mi dica! Come le sembrano questi capelli? Che bellini sono quei capelli! Peccato c'è la faccia, fa un po' cacare, ma il suo si può dire. Vignetta sotto. Strano, se sono uscita dall'istituto di bellezza Aurora. Ma che sei uscita di tua spontanea iniziativa? O ti hanno buttato a fare a pedate? Ci va avanti? No, ma te stai... L'ultima pagina. Vai. No, in questa vignetta non si parlava. Quando mi sarà venuto bene, Senta! Senti, ti posso dire una cosa io? Come mai tu stai sempre con il dito così? Che t'ha una paralisi? Che t'ha? No, nella vignetta dopo mi levo una... VIP! Come VIP? Il Conti mi ha detto che caccola non si può dire. Ah, okay. Vai, tu che... Vai, tu. Piano luce, vai, vai. Si finisce? Senta! Che c'è? Che c'è? Mi porti fuori allora una domenica? Volentieri! Sì! Zzz, abboccano! Allora! Mi porti fuori... Non lo so, una domenica a fare una merenda. Ma dove ti porto? Una merenda! Oh ciccia, che tu mi hai scambiato per i pacciani? Guardi lassù, una stella cadente! Esprima un desiderio! Speriamola ti caschi addosso! Massimo Ceccherini, Alessandro Paci, tutto ci